Più di 300 foto e poi maglie, documenti e cimeli. Il Giro del Trentino è andato a frugare nella sua storia, rivitalizzando le emozioni e i ricordi di tante persone che a qualsiasi livello hanno vissuto in diretta la nascita e lo sviluppo di questo evento ciclistico arrivato proprio quest'anno al traguardo del quarantennale. Proprio in occasione del primo anniversario della scomparsa di Nerino Joppi, uno dei padri fondatori della manifestazione, la mostra fotografica e storica realizzata dal GS Alto Garda, curata da Matteo Rossi e dal fotografo Remo Mosna, sarà aperta al pubblico da sabato 3 a domenica 11 settembre al Casinò Municipale di Arco, città dove è cominciata la favola del Giro che per lunghi anni ebbe nel compianto Guido Amistadi, un patron entusiasta e genuino. La mostra sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle ore 19. Ma dire che celebriamo il 40° del Giro del Trentino forse è poco. Celebriamo 40 anni di vita qui ad Arco, nell'Alto Garda, in Trentino, dove il ciclismo ha portato questa grande ventata di colore, ma anche di promozione per il turismo e l'agricoltura. Noi siamo lieti, come gruppo sportivo Alto Garda, di essere stati i promotori e i protagonisti di questo evento e di averlo messo a disposizione dei territori che abbiamo attraversato. Sarebbe davvero lungo fare l'elenco delle molte persone che hanno contribuito a questo. Solo negli ultimi anni Guido Amistadi e Nerino Joppi, in modo particolare, purtroppo entrambi scomparsi, hanno dedicato vita e passione per realizzare ogni anno edizioni sempre più importanti. Ringraziamo anche la città di Arco, l'AMSA, che ci ha messo a disposizione il Casinò per questo evento, ma anche per averci ospitato in tutti questi anni come sede di organizzazione di partenza o arrivo. E poi tutti i comuni, Riva, Torbole, Nago Torbole, della zona della Busa e i comuni del Trentino che hanno voluto essere sedi di tappa o di partenza. Un grazie a tutti, insomma, ai volontari, a coloro che hanno aiutato noi, piccolo gruppo sportivo, a realizzare una grande, grandissima impresa. E quale sarà il futuro del Giro del Trentino? Ma in coda, in fondo a questa mostra, c'è scritto che non è escluso che si superino i confini. Noi stiamo trattando per allargare in effetti la nostra proposta anche verso nord e costruire attorno all'immagine e alla realtà dell'Euregio un qualche cosa di condiviso con i tirolesi del nord, del sud e perché no anche dell'est, visto che a Lienz siamo arrivati già 8 volte e abbiamo scoperto quanto sia bello collaborare con gente seria che lavora e che nutre una sincera passione per il ciclismo.